Quadro clinico in evoluzione, prognosi ancora da definire per il centauro che in sella a una moto Honda di grossa cilindrata si è scontrato intorno al tardo pomeriggio di oggi con il conducente di una Fiat 500. Il sinistro è avvenuto al chilometro 33 circa della statale 417 Catania-Gela in territorio di Mineo. Il centauro, proveniente da Catania, proseguiva la marcia in direzione Caltagirone, quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con l'utilitaria, finendo rovinosamente sull'asfalto. La Fiat 500 viaggiava in direzione opposta a Catania. La ricostruzione relativa dinamica sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Mineo, unitamente ai militari della compagnia di Palagonia, che dovranno accertare cause e responsabilità. Il bilancio è quindi di due feriti, di cui il centauro, che viaggiava in sella alla Honda, è stato soccorso, stabilizzato e trasferito con l'ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Al momento dello scontro era cosciente. Il conducente dell'utilitaria è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Catania Sud, oltre al personale della sezione compartimentale dell'ANAS di Catania, che hanno provveduto a bonificare la sede stradale dagli oli esausti. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro in entrambi i sensi di marcia.